Benvenuti a tavola, buon lunedì, comincia una nuova settimana della striscia quotidiana dedicata alla cucina in onda su Telebelluno. Siamo nella location di Sanson Arredamenti, a Sedico. Sergio e il suo collaboratore stanno già pianificando l'arredo di un'intera casa, sì, perché i progetti nascono da qui, ancora in maniera tradizionale, a mano, per poi svilupparsi attraverso le nuove tecnologie anche con i programmi per il PC. Forse ho detto un po' di cose complicate e sgangherate, io che non me ne intendo, ma voi venite qui che ci sono dei professionisti a vostra disposizione. E adesso invece saliamo nel truck di Roberto e andiamo a cucinare questa prima ricetta del lunedì. Impastate la farina con le uova, sino ad ottenere un composto omogeneo. Tirate la pasta in questo modo. Piegate i fogli di pasta ottenuti e formate, con l'utilizzo del coltello, delle striscioline che saranno poi le nostre tagliatelle. A parte, tagliate il radicchio. Pulite i scampi. Pomodori e poi tagliateli. In una padella aggiungete un filo d'olio, le acciughe, il radicchio, il sale, il pepe. Mettete le tagliatelle in cottura in acqua salata, scolatele e versatele nel sauté. Saltate il tutto aggiungendo un filo d'acqua, il pomodoro fresco, gli scampi, l'olio evo e impiattiamo. Roberto, mentre Daniela ci fa vedere da vicino il piatto di questa prima ricetta del lunedì, riepiloghiamo invece gli orari del tuo ristorante che non abbiamo mai detto. No, esatto. Sicura? Giorgio, mai detti. Va bene, comunque guardate, noi siamo aperti tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9 alle 15 e dalle 17:30 fino a chiusura. Naturalmente sapete che lo chef driver è a vostra disposizione, quindi chiedete a Roberto e al personale di Villa Clizia e noi ci rivediamo domani a... Beh, innanzitutto se arriviamo sì, ci vediamo domani. Accidenti. No, perché guida lei domani il camion, ha detto. Ci vediamo a benvenuti a tavola, a domani.